劇ゲームプレゼンタ。Visto che è iniziato un nuovo anno, mi sembra sempre interessante fare un po' un recap di quello che è stato fatto per Gekigemu nell'anno precedente, in particolare dall'ultimo Gekigemu Nikki, che era stato fatto inizio maggio, credo, dopo l'evoluzione familiare, che ha un po' rivoluzionato i tempi, i modi e gli spazi qui in casa. Oggi è il 2 giugno, in teoria è festa, quindi pensavo di riuscire a riposarmi un po', visto che non lavoro con i clienti fino a lunedì. Però invece ci siamo accorti che dietro il muro dove abbiamo messo il lavandino nuovo, e praticamente dietro il mobile che c'è attaccato a questo muro, si è creato un sacco di muffa. Intanto oggi è il 14 di giugno, è mezzogiorno e mezza praticamente, e ho finalmente finito di registrare la parte audio per il video sui giochi 3DS incompresi. Oggi è il 26 di giugno e ieri, grazie a uno dei ragazzi del gruppo Steam che abbiamo, dei Weird Games, ho scoperto questo gioco fantastico che si chiama 24 Killers, che è super ispirato ai vecchi giochi di Lovedalic come Moon RPG e UFO A Day in the Life. Intanto oggi è il 5 di giugno e sono più o meno le 7 del mattino, e fuori dalla parte verso il bosco, che di solito è quella un pochino più fresca, ci sono già 20 gradi, quindi l'idea è che ci aspettano almeno una giornata di caldo assurdo, e probabilmente anche le prossime settimane e mesi saranno particolarmente impegnative. Se dovessi scegliere tenere un solo gioco fisico che possiedo per ogni console, partendo da Super Nintendo, probabilmente terrei Terranigma. In realtà penso che se avessi Mario Kart, Super Mario Kart, terrei quello, però siccome non ho mai avuto fisico, visto che me l'aveva prestato un amico, invece Terranigma sono un sacco di anni che non lo rigioco, non mi ricordo praticamente più niente, e quindi me lo rigiocherei volentieri per diverse volte. E devo dire che grazie sia al fatto di prendere Gekigemu come un progetto anche dal punto di vista umano di chi ci sta dietro, ovvero che siano sostenibili, anche se il supporto su Patreon non è ancora in grado di coprire tutte le ore che... Molto faticoso riuscire a trovare il tempo tra un impegno familiare e l'altro per registrare anche l'audio dopo tutte le settimane di ricerca, però molto contento di esserci riuscito in qualche modo. Quindi adesso innanzitutto devo pulirla e poi dobbiamo capire se c'è una perdita di qualche tipo oppure solo umidità. Parlando di videogiochi che dovrebbero uscire credo quest'anno nel 2023, molto contento di aver visto che hanno, diciamo, annunciato che tradurranno ufficialmente Loop 8, che è praticamente il seguito spirituale di, come si chiamava quel gioco su PS1 e PS2, Orchestra, insomma quella specie di simulatore di studente di Mac che combatteva contro alieni, mostri giganti. In cui oggi è il 17 di luglio e sto cominciando davvero a preoccuparmi per la situazione in Lombardia dopo mesi che non piove, praticamente dall'autunno scorso che non piove seriamente. E non si sa ancora quando esce, è ancora in sviluppo da un paio di anni almeno, quindi mi auguro che riescano davvero a finirlo perché sembra fantastico. Ed è uno di quelle volte in cui vedo un gioco e
mi esalto, mi eccito tantissimo, perché sembra davvero fatto apposta per me. Intanto oggi è il 16 di luglio, è l'una di notte, anzi una e mezza ormai. Sono quasi 29 gradi in casa e mi sono appena addormentato sul divano mentre aspettavo che finisse di esportare e caricare su YouTube l'anteprima del video su Fishing Paradiso. Per la prima PlayStation invece terrei probabilmente Vibribbon, visto che ci posso giocare come scusa ogni volta che prendo un nuovo CD musicale, potrei metterlo dentro e giocare la musica con Vib. E oggi pomeriggio vedo, adesso mi metto a cucinare, poi ci saranno un po' di lavatrici e altre cose da sistemare in casa, poi dovrò lavorare un po' per i clienti e metà tardo pomeriggio cerco di editare anche la parte video, così la metto in anteprima su Patreon. Insomma, molto affascinante, anche se questo ovviamente ha uno stile più da anime otaku recente, mentre quelli vecchi avevano uno stile che era più, diciamo, apprezzavo di più. Il sistema rimane sempre quello, quindi molto affascinante. Sono molto curioso di provarlo, visto che attualmente i Gamma Raid Orchestra, di cui appunto avevo parlato nel video sui giochi PS1 giapponesi, non sono ancora tradotti, quindi è impossibile da giocare. Durante la giornata, la settimana, il mese ci sono sicuramente cose su cui lavorare, ma ci sono anche momenti appunto per riposare, per stare con la propria famiglia, seguire le proprie passioni, amici e tutto quanto. Un argomento che salta fuori spesso anche sul canale Discord di Gekigemu è quello dell'ansia personale, che in qualche modo credo che sia una sensazione comune a tantissime persone, se non a tutte le persone. Semplicemente per alcune è una sensazione talmente profonda e consapevole da diventare un oggetto stesso di ripensamenti e pensieri che tornano e ritornano in cerchio. Con questo appunto stile ispirato a Love Dalek, i personaggi super pazzi. Quindi insomma non vedo l'ora di provarlo appena esce. Tra l'altro mi sa che c'è anche un demo, quindi adesso vedo se riesco a scaricarlo. E niente, adesso l'ho messo su Patreon finalmente, come anteprima, e vedo se riesco a dormire un po' a letto. Per Nintendo 64 terrei sicuramente Perfect Dark, visto che anche oggi lo giocherei ancora in multiplayer con gli amici per infinite ore, e quindi sono sicuro che se avessi solamente questo non mi stancherei, o meglio, se avessi solo questo e tre amici disponibili tutti i pomeriggi per giocare. E anche se l'orto situazionista ha resistito fino adesso con pochissima acqua, naturalmente anche loro, dopo mesi che non piove, cominciano a soffrire. E quindi sto vedendo piante che non avrei mai pensato che seccassero in questa zona, che stanno cominciando a soffrire parecchio. Poi, tra video apprezzati quest'anno, credo che avessi già parlato di Bowl of Lentils, canale YouTube nell'ultimo Gekigemunichi o uno dei precedenti. Altro video interessantissimo che ha fatto è la storia di Leaf, uno dei team giapponesi che hanno creato un sacco di visual novel cult negli anni 90, molto interessante. E niente, comunque in questi giorni sto finalmente sistemando il video sul Game Maker generativo che ho iniziato qualche mese fa facendo test e raccogliendo informazioni. Poi ho scritto tutto lo script, sono riuscito a registrare l'audio e mettere l'anteprima su Patreon in stile podcast settimana scorsa. Però, essendo l'ansia un fattore così comune insomma, nella vita di tutti quanti, credo
credo che peggio essere ansiosi senza rendersene conto, facendo un po' finta che vada tutto bene, oppure non rendendosi conto che è l'ansia uno dei problemi che ci complicano così tanto la vita. Intanto oggi è il 29 di luglio, ieri finalmente ho finito di sistemare, editare e pubblicare il capitolo su Deadly Premonition 2 per Versa ai videogiochi, che è una delle serie bonus che anno dopo anno sto portando avanti su Patreon. E visto che adesso, insomma, questo era quello, il lavoro più urgente che dovevo fare per Geeky Gemo, adesso prendo in mano un po' di cose urgenti per la casa che stavo aspettando di fare. Per Dreamcast terrei sicuramente Seamen, visto che non ero ancora riuscito a finirlo, e so che anche se sono a casa da solo potrei accendere il Dreamcast, parlare con Seamen e avrebbe sempre qualcosa di interessante da raccontarmi. Ma in qualche modo, tra l'elasticità di avere un lavoro come freelance, che quindi mi permette un po' di gestire le ore di lavoro tra un dovere, un piacere familiare e l'altro, sono comunque riuscito anche a inserire ore per portare avanti il progetto Geeky Gemu, scegliendo di non prendere altri clienti per il mio lavoro principale, quindi sicuramente guadagnare meno di quanto potrei fare con il mio lavoro normale per continuare queste ricerche che altrimenti non vedrei fatte in altro modo, non troverei da altre parti. E tra l'altro adesso è appena finito anche l'acqua del pozzo dove recuperiamo l'acqua piovana, quindi niente, non posso neanche più bagnare. In realtà ho ancora dei barili sotto i balconi dove recuperavo proprio gli scarti di acqua piovana che scendevano dal balcone, e adesso sto recuperando tutti i vari filmati video da usare per, appunto, per l'editing del video finale. E sono le 9 di sera e non abbiamo ancora cenato. Adesso ho messo la torta nel forno e aspettiamo che sia pronta e poi finalmente mangiamo. E per quanto possa essere difficile convivere con questa ansia e capire se ci si può fare qualcosa, con chi e in che modo, come diceva qualcuno, può essere presa come una risorsa più che come un problema, come una specie di punto di inizio per evolvere personalmente. In questi giorni nel battiscopa della sala devono aver fatto un nido le formiche, o sono entrate perché continuavano ad uscire tantissime. Quindi adesso quello che sto facendo è smontare completamente questo battiscopa e ripulire tutto bene e chiudere i buchi con la malta o qualcosa, insomma, silicone, in modo che magari evitano di entrare così spesso. Poi, sempre annunciato poco tempo fa, l'anno scorso, c'è un nuovo gioco di Keita Takahashi, e col suo stile caratteristico. Non si è ancora capito bene di cosa si tratta, ma insomma ogni suo gioco mi ha sempre affascinato, quindi anche questo sono curioso di vedere esattamente cosa sarà. E tra i video fatti l'anno scorso, quelli di cui sono più soddisfatto, c'è sicuramente la ricerca sui giochi incompresi per 3DS, visto che era sicuramente una console che ho approfondito meno rispetto al DS, ma già su DS ho trovato un sacco di giochi giapponesi che non conoscevo assolutamente, e anche per 3DS è successa la stessa cosa, cioè devo usare un secchio e un annaffiatoio, quindi sarà molto più difficile bagnare. E naturalmente, essendoci così poca acqua, devo anche un po' selezionare cosa bagnare. Non posso bagnare tutto, quindi ad esempio le verdure, che vedo che sono già in difficoltà e probabilmente non produrranno più, stanno già morendo, le lascio stare e utilizzo l'acqua per quelle che invece stanno ancora sopravvivendo e riescono ancora a produrre
per un po' di tempo. Naturalmente è facile scegliere quando si pensa anche al multiplayer, e quindi per PlayStation 2 terrei sicuramente Global Defense Force per poterlo rigiocare all'infinito in cooperativa con un amico e godere in tutti i rallentamenti mentre si distruggono palazzi e volano mostri, insetti giganti e robot di ogni tipo. Un'altra cosa che mi viene in mente è che l'ansia è anche una sensazione che cambia, forse quello che causa principalmente ansia, diciamo le cause di questa sensazione, sono molto mutevoli nel circolo della vita. Ad esempio, quando ero ragazzino, sicuramente, insomma ragazzino, adolescente, ventenne, tra le cause principali c'erano sicuramente il rapporto con gli altri, il riuscire a trovare una connessione, delle amicizie, qualcuno con cui si riusciva effettivamente a creare questo contatto, rapporto umano. Finalmente sto avendo un pochino di tempo questo pomeriggio di continuare lo script per il video sui giochi di Mac su Steam. Dovrei in realtà lavorare per dei clienti che mi hanno scritto, ma sono rimasto troppo indietro con questo, quindi mi porto un po' avanti e poi domani risponderò alle mail. Per il primo Xbox terrei sicuramente Phantom Dust, ci sono troppo affezionato, e anche questo, anche se non è giocabile in locale in split screen, però con tutta la questione delle carte ci giocherei volentieri ogni tanto, fare un combattimento per trovare delle nuove combinazioni e distruggere gli scenari con tutte le varie super mosse che si potevano creare. Oggi è il 29 di settembre e ieri finalmente ho finito il video sui game maker generativi e ho messo l'anteprima su Patreon, e poi appunto settimana prossima metterò pubblico su YouTube, e quindi finalmente oggi pomeriggio ho un attimo di tempo per fare un giro in giardino e avere meglio un'idea di quello che è successo nell'ultimo mese quando sei stato appunto in montagna. Poi il 2023 potrebbe essere l'anno in cui esce anche Bomba Rush Cyberpunk, seguito spirituale di Jet Set Radio, e quindi ovviamente appena l'ho visto me ne sono innamorato. Credo che lo prenderò su Switch, perché ormai credo che sia l'unica console che riesco a giocare facilmente nei ritagli di tempo, quindi anche qua mi auguro che si prendano tutto il tempo necessario, non ho fretta di giocarlo. E poi c'è un altro tipo di causa in adolescenza e giovinezza per questa ansia, che in qualche modo è sempre legata a una valutazione, però in questo caso non da parte degli altri esseri umani, o per meglio dire, non da parte di questioni di amicizia, ma da parte di questioni di scuola, studio e magari per qualcuno anche di primi lavori. Sprofondando nei sotterranei delle uscite giapponesi ho trovato effettivamente nuovi giochi che non conoscevo, che mi affascinano e che poi ho recuperato e recupererò nel futuro piano piano. Quindi come al solito contento di aver fatto questa ricerca e averla condivisa con altri appassionati del 3DS. Però appunto, a parte il caldo, che appunto qua al nord Italia non capita spesso di vedere 40 gradi e passa, però insomma quello in qualche modo si riesce a resistere, comunque ci si mette in cantina, si attacca il ventilatore, le piante e il giardino, se non piove e muore davvero tutto, quello non c'è molta altra soluzione. Intanto oggi è il 31 di ottobre e a pezzi sto piano piano registrando l'audio per il video su giochi di Mac, praticamente
un paio di giorni fa ho iniziato a registrare, ieri sono riuscito a fare un altro paio di pezzi. Per GameCube invece terrei assolutamente Phantasy Star Online, episodi 1 e 2, visto che anche questo potrei giocarlo in multiplayer cooperativo con gli amici ed è l'unica versione che ha la coop locale in split screen e anche qua potremmo giocarci ancora per migliaia di ore, anche se l'ho già giocato migliaia di ore online all'epoca. Si vede tantissimo come un sacco di piante sono completamente seccate, mai viste in questa situazione. Quindi riuscire a essere all'altezza delle valutazioni scolastiche, delle aspettative dei genitori e più in generale sentirsi obbligati o spinti a doversi preparare ed essere all'altezza di queste preparazioni. Poi con il fatto che appunto quest'anno, l'anno scorso, insomma, gli ultimi mesi, ho dovuto rivedere un po' le varie priorità di vita, le attività e anche le piante in casa ne hanno un po' sofferto. Un po' perché appunto l'estate scorsa, 30 e passa gradi che ha fatto in casa, siamo dovuti scappare in montagna per un bel po' di tempo e lasciando a casa appunto le piante che sono rimaste senza cure per tutto quel tempo, molte sono morte. Poi, oltre ovviamente a essere contento che sia uscito Boku Shin-chan anche in Occidente e quindi aver fatto il video, la recensione empatica in cui parlarne, anche l'episodio di Fuori Orario Videoludico dedicato a come le intelligenze artificiali potrebbero aiutarci a creare dei videogiochi in futuro semplicemente descrivendoli. Però in questi giorni ci sono in particolare un po' di impegni familiari, quindi non riesco mai a lavorare molte ore di seguito sulla stessa cosa, devo sempre fermarmi, c'è qualche imprevisto. E niente, adesso vedo se riesco a registrare ancora un pezzettino, così magari nei prossimi giorni riesco a finire tutto il video. E questa ansia valutativa di performance che si ha inizialmente con la scuola, poi ovviamente quando si diventa adulti va a finire anche appunto nel lavoro e quindi nel sentirsi in qualche modo costretti a essere ben valutati dai primi colloqui, se poi si viene assunti si cerca sempre di dare il massimo per mantenere questo lavoro, che se all'inizio, quando magari si vive ancora con i genitori, può non essere una questione di vita o di morte, però più si cresce, più si diventa autonomi e si va a vivere da soli. Ovviamente il poter compendio mensile è necessario per la propria sopravvivenza. Per Xbox 360 credo che terrei Anarchy Reigns, visto che mi spiace averci giocato così poco in multiplayer online. Avevo giocato tantissimo il demo e mi piaceva un sacco, sia lo stile che la colonna sonora, che come funzionava il combattimento in grandi arene. Mi pare 4 contro 4, se non addirittura 8 contro 8. E c'è anche la modalità in singolo che non ho mai finito e me lo ricordo così divertente da giocare che penso che lo tirerei fuori volentieri ogni tanto per andare avanti e fare qualche partita. Ti dava una sensazione davvero epica quando riuscivi a sopravvivere. Intanto oggi è il 4 novembre, ieri ho iniziato a editare il blog videoludico su God of War, però questa mattina devo cominciare a risolvere questo problema perché nel muro, nella camera da letto che abbiamo, che dà verso il bagno che abbiamo risistemato inizio anno, a quanto pare c'è una perdita di acqua nel lavandino.
però sicuramente l'aver sempre portato avanti così tanti progetti, tante cose durante la vita, mi ha permesso in questa situazione di emergenza o comunque di rivoluzione di togliere un sacco di attività che facevo prima, che non erano essenziali, per riuscire comunque a mantenere appunto quelle le cose che ritengo importanti. Quindi decisamente è stato un'estate che mi spaventa un po' per quello che potrà succedere nelle prossime. C'è di buono che appunto con l'orto situazionista e lo sfruttamento delle erbe spontanee, commestibili, comunque nell'orto stesso è cresciuto un sacco di erbe e verdure che adesso appunto ho raccolto e poi ci mangeremo stasera e domani. Poi anche contento di aver continuato la serie sui giochi alternativi Steam con la ricerca approfondita sui giochi di Mac. Da appassionato insomma dei robot giganti, ero anche curioso di vedere cosa era ancora rimasto nascosto su Steam di giochi in cui si possono usare robot. Ma anche se non raggiungi questa stabilità, non credo che l'ansia venga mai tolta del qualche modo, come se fosse una parte integrante dell'essere umano, proprio come indizio che ti aiuta a capire che c'è qualcosa che non va e provare a capire come risolvere, non tanto evitando l'ansia, anzi probabilmente evitando, togliendo le esperienze che creano ansia, questa cresce ancora di più, ma provare a capire quali sono le cause interiori e non tanto esterne che la causano, piuttosto che evitare c'è qualcosa che si può cambiare. A tutte le cose rimaste in arretrato per lavoro, Geeky Game, visto che non abbiamo internet fisso in montagna, sono riuscito a fare poche ricerche quando... Anche per PS3 credo che sceglierei Gundam vs. Extreme per lo stesso motivo di Anarchy Reigns, perché è un gioco arcade talmente... divertente, che trovo talmente divertente, che anche se non è altro che una serie di combattimenti tra mech, ce ne sono talmente così tanti tra cui scegliere e è sempre talmente incredibile riuscire a combattere in queste arene piene di altri robot, laser, missili che saltano da ogni parte. E tra l'altro questo ha anche il multiplayer in split screen locale, quindi credo che lo giocherei volentieri per decine, centinaia di ore senza problemi. E poi mettermi a sistemare i testi per il terzo libro di Geeky Game, che come al solito vorrei far uscire a novembre. Quindi tutto l'investimento di conoscenza fatto negli scorsi anni e di libertà al giardino di crescere con insomma con le erbe, con le piante naturali che venivano su da sole, è stato fruttuoso e adesso appunto, anche se stiamo via per un mese, nessuno lo controlla, lo cura. E poi ovviamente tra l'estate e l'autunno del 2021 ho fatto un sacco di settimane a lavorare al terzo libro di Geeky Game, tra l'editing dei testi, degli script che avevo usato per i video, l'impaginazione, la raccolta delle immagini, tutta la formattazione del libro, poi le prove di stampa, insomma. Ci vuole un sacco di tempo per farlo, però... Quindi di qua c'è un sacco di muffa. Qua sotto mi sembra tutto bagnato, sto smontando tutto il battiscopa, poi spruzzo la cosa per la muffa. E dobbiamo capire quanto è urgente spaccare questo muro, o almeno chiudere il lavandino dall'altra parte, almeno non ci allaga tutta questa parte della casa. Insomma, molto divertente come al solito. Sono stato un po' indeciso sul gioco da tenere per Wii, ma credo che alla fine sceglierei Captain Rainbow, praticamente l'unico gioco di Kenichi Nishi
nella sua lettera d'amore ai giochi incompresi e dimenticati. Diciamo che è un bellissimo simbolo di cui non potrei fare a meno per ricordarmi cos'è stata Love Delic. Naturalmente questa ansia come spunto per il cambiamento non è qualcosa di semplice, anzi in molti casi è una cosa molto difficile e che fa anche molta paura, ed è anche una cosa che non va risolta in fretta, possono servire anni, io ci ho messo anni prima di tranquillizzarmi su molte di queste ansie personali e sociali. Riuscivamo a collegarci di nascosto a un wifi di un hotel che c'è vicino, di cui abbiamo scoperto la password, però insomma andava lentissimo, non si riusciva a far molto. E poi ovviamente, come ogni anno ormai, il video sui giochi dimenticati del 2, che è praticamente la conclusione di un anno intero di ricerche giornaliere, visto che appunto ogni giorno, o comunque se non riesco ogni giorno, dopo recupero il giorno dopo, spulcio su Steam, su Nintendo eShop, tutti i giochi pubblicati nuovi, e ho visto che è il modo insomma migliore per non farsi scappare niente su PC, o meno su Steam e su console, visto che su Switch escono praticamente tutti i giochi indie che poi escono anche sulle altre console. Le piante selvatiche sono abbastanza forti per resistere da sole anche in queste condizioni assurde di siccità. Adesso appunto un'altra cosa che ho lasciato indietro, sì, è tutta la legna fatta abbassando alcune di queste vecchie piante che cominciavano a essere pericolose. Intanto oggi è il 18 di novembre e sto andando avanti finalmente con l'impaginazione del terzo libro di Kikigemu. Vediamo se riesco a finire entro Natale, anzi almeno qualche settimana prima di Natale, perché sarebbe l'ideale, visto che è il periodo in cui poi effettivamente ci sono più ordini per il libro. E non c'è neanche una risposta identica per tutti, visto che appunto sono principalmente cause interne, personali. La soluzione che può andare bene a me non è detto che vada bene a qualcun altro. E qua ci sono ancora diversi mucchi di legna che sono completamente stati lasciati qua da mesi e saranno da tagliare appena possibile, quindi penso che dalla prossima settimana tiro fuori la motosega e incomincio a tagliare, perché poi appunto parte di queste devono seccare bene, perché saranno poi la legna con cui ci scalderemo nella stufa per i prossimi inverni. Quindi insomma, per DS direi che andrei sul sicuro e terrei Bangaio, visto che con la sua modalità di creazione dei livelli mi ci potrei divertire all'infinito e far divertire anche gli amici, e gli amici potrebbero creare dei nuovi livelli per me, cose sempre più assurde. E non sto a guardare tutto il resto dei giochi, perché vorrei mantenere questa scelta, mi sembra già perfetta. Devo dire che quest'anno naturalmente avevo messo in conto che, visti i cambiamenti familiari, non avrei avuto molto tempo per giocare. Mi spiace perché si sono accumulati un sacco di giochi interessanti. Questa è praticamente la lista che tengo con tutti i giochi che ho già ricevuto su Steam Curator interessanti, che potrebbero piacere appunto giocare, almeno provare. Forse l'unica cosa che si potrebbe prendere in considerazione un po' per tutti è quello di rallentare e prendere un po' di confidenza e tempo per assaporare questa ansia, per quanto appunto possa in alcuni casi risultare opprimente. Però già solo rallentando
qualche modo, invece di essere un'ansia acuta in momenti ben precisi, diventa una specie di sensazione familiare che ti accompagna con calma durante le giornate e le settimane e i mesi e gli anni. Forse è anche il caso che mi metta a preservare questo combustibile che abbiamo la fortuna di avere in giardino. Tra l'altro, appunto, tutte queste piante fuori che sono seccate non sono nostre, sono appunto di un'altra persona. Devo provargli a chiedere se posso tagliare anche queste e usarle come legna da ardere, visto che lui sicuramente non le userà e probabilmente le lascerebbe qua secche tutto il tempo. Per PSP invece credo che terrei Gitaruman Lives, perché su PlayStation 2 era troppo difficile, non sono mai riuscito a finirlo, però da quanto dice John la versione PSP c'è una modalità easy ed è molto più giocabile anche per me, che sono negato per i giochi di ritmo di questo tipo, e avendo amato i personaggi, lo stile, le musiche, prima o poi mi metto e dovrei riuscire a finirlo e lo rigiocherei tantissime volte per esorcizzare il fatto che su PlayStation 2, pur amando appunto questi personaggi, non sono mai riuscito a vedere come andava avanti. Più tutti quelli che ho trovato su Steam guardando giorno per giorno, o su Switch o su altre console, che mi sono segnato perché appunto mi sembrano affascinanti e vorrei riuscire a recuperarli in qualche modo. Più c'è anche tutta una lista, ad esempio, di traduzioni amatoriali uscite quest'anno. Oggi è il 9 di ottobre, sto cercando di ripulire questa motosega comprata usata in primavera praticamente, e l'avevo provata velocemente quando l'avevo presa, funzionava, adesso è rimasta appunto tutti questi mesi ferma e non gira più bene. Ho visto che c'era dentro un sacco di sporco, di segatura rimasta dentro dopo l'ultimo taglio, e con l'olio della catena si è praticamente tutta impastata. Finché appunto questa lentezza dell'ansia comincia a diventare una cosa su cui riesci a fare leva per alzarla, in qualche modo essendo, è come se fosse, invece di essere il peso tutto concentrato e quindi molto pesante, si è appunto spalmato su una superficie ampissima e quindi in qualche modo è molto più leggera da sostenere. Per PS4 direi che terrei Metal Wolf Chaos, visto che l'unico modo in cui mi potrò mai permettere una versione fisica di questo gioco, che ho amato su Xbox ma pirata perché non avevo la versione originale. Fortunatamente hanno fatto la limited per PS4 e probabilmente non lo rigiocherei mai, ma ci sono troppo affezionato per poterne fare a meno. È di far crescere il più possibile piante spontanee che ti crescono appunto da sole in mezzo al prato o sotto altre piante. Tipo qua vedo che sta crescendo un castagno, appunto questo è venuto su da solo, e altre piante che ho visto, anche se c'è stata tutta questa siccità, sono sopravvissute abbastanza senza acqua. Tra i progetti per Gekigemo di 2023 ci sarà, tra quelli già votati su Patreon da chi sostiene il progetto, c'è la ricerca su Anjuku Hiro, la saga di RPG strategici demenziali fatta da Squaresoft quando ancora faceva cose così pazze, e mi ha sempre affascinato, non l'ho mai approfondita come avrei voluto, e questa è l'occasione giusta per approfondirla, capire chi l'ha creata, perché, per come,
e come mai, insomma, non è più stato creato un altro gioco e perché non è mai stata tradotta al di fuori del Giappone. Cose che sono magari interessanti, però non sono il mio genere, quindi non giocherei. E sono tutta la lista che poi metterò assieme bene per il video di fine anno con i giochi dimenticati di questo 2022. E credo che sia questo che non riesca, cioè il brand ha bloccato tutto e non riesce più a girare bene, quindi sto facendo un po' di prove di pulizia per vedere se riesco a farla ripartire, altrimenti sarà un bel problema riuscire a tagliare tutti i quintali di legna che sono rimasti in giardino. Tra l'altro, nell'ansia, come in qualsiasi altra attività della vita, un'altra cosa che credo sia importante tenere a mente è che è difficile, se non impossibile, riuscire a tirarsene fuori da soli. Quindi, per quanto possa essere altrettanto difficile chiedere aiuto, a mio parere è essenziale, anche semplicemente perché parlandone con qualcuno che sia un amico particolarmente empatico o uno specialista del caso può aiutarci a vedere le cose sotto un'altra prospettiva, cose cui magari avevamo già pensato da soli, dette con altre parole o dette da un'altra persona. Devo dire che cambiano completamente anche poi il tuo approccio a quel modo di fare o a quel modo di pensare. Per 3DS direi assolutamente terrei Coolcept, visto che è un gioco talmente affascinante e soprattutto talmente lungo che anche se avessi solamente questo per la console ci potrei giocare per anni. Sto cercando di lasciarle crescere il più possibile, magari gli anni scorsi le tagliavo perché venivano in posti dove potevano dare fastidio. In realtà adesso, visto il caldo e vista i problemi per scaldarsi in casa, farò crescere il più possibile queste piante selvatiche, in modo che innanzitutto più piante ci sono attorno alla casa e più tengono fresco in estate quando ci saranno 40 gradi. Altro documentario che farò sicuramente nel 2023 è quello su Yohei Kataoka, che è il designer che ha creato cose come Tokyo Jungle e ha collaborato insieme a Suda51 per Tsukigimetsu's Longest Day. E dopo aver fatto questi due progetti, o almeno questi sono quelli che sono più conosciuti, sembra essere sparito, non sono usciti altri suoi giochi. Intanto oggi è il 20 ottobre, fortunatamente sono riuscito a pulire la motosega e sembra funzionare. Sono riuscito già a tagliare un po' della legna che c'è qua in arretrato, ma ne sto spostando altri quintali e non credo che riuscirò a tagliarla tutta prima dell'inverno, però almeno la sposto tutta qua, faccio un po' di spazio. E un'altra cosa che credo sia utile ricordare è come l'ansia più o meno grande poi della persona è comunque appunto una sensazione, un'emozione comunissima, anzi, come ho detto anche all'inizio, mi sembrerebbe più strano o comunque mi preoccupa persona che non abbia almeno un po' di ansia durante la sua vita. Però a volte ho la sensazione che sia ancora una specie di cosa vista negativamente, di cui meglio non parlare con altre persone, quando invece è forse una delle cose più comuni e ti aiutano anche a comunicare, a entrare in sintonia con appunto altre persone, magari con una stessa sensibilità di vita, che appunto hanno passato e stanno passando anche loro questi dubbi, queste paure, e la condivisione è sempre utile in questi casi. Poi altro autore che è scomparso nel nulla dopo aver creato cose tipo Cubivore è Gento Matsumoto. Con Saru Brunei
aveva appunto aiutato Nintendo a sviluppare un po' di giochi strambi per GameCube, prima per 64 e poi per GameCube, e anche lui sembra essere scomparso nel nulla dopo che ovviamente i suoi giochi non hanno venduto un granché. A quanto pare adesso si occupa di fotografia e design, però insomma anche la sua storia è una di quelle che mi interessa approfondire, che mi hanno sempre affascinato. E poi quando crescono abbastanza si possono accorciare per prendere appunto la legna per scaldarsi in inverno. Per PS Vita credo che terrei Soul Sacrifice, perché anche qua lo stile del gameplay dei giochi tipo Monster Hunter è qualcosa che, non avendo tempo, non giocherei mai più, ma se per qualche motivo avessi tempo infinito e avessi solamente un gioco per una console, probabilmente andrei avanti a farmare mostri e a giocare e rigiocare cose del genere. E questo su PS Vita è sicuramente quello che ha lo stile per me più affascinante. Così anche se prossimi mesi piove, nevica, dovrebbe rimanere un pochino più all'asciutto, e poi con calma nei mesi successivi la taglio. Magari faccio qualche ora a settimana, perché termini davvero a tagliarla tutta adesso, prima di dicembre, dovrei star qua ore e ore ogni giorno e effettivamente non ho proprio il tempo materiale per fare tutto ciò. Poi una delle cose che volevo fare l'anno scorso ma che non sono riuscito a fare è parlare di Sable e del perché lo considero il seguito situazionista di Breath of the Wild, quindi probabilmente ne farò una specie di recensione psicogeografica prima dell'uscita del vero sequel di Breath of the Wild. Adesso non sto a anticipare troppo, però appunto è esattamente quel gioco che vorrei che fosse un seguito di Breath of the Wild, ovvero incentrato sull'esplorazione libera senza nemici né dungeon né enigmi particolari. Mentre sposti la legna potrebbe capitare di trovare delle bisce che si sono nascoste sotto per l'inverno. Tutto questo discorso sull'ansia è un po' il tema parallelo di questo Gekigunikki, visto che di solito ogni episodio, oltre agli aggiornamenti sul canale, su tutto il resto dei lavori e attività che faccio in questi mesi, cerco anche di inserire una specie di tematica parallela, visto che in realtà in questi ultimi mesi non ho in realtà avuto modo di immaginare altro oltre alla praticità della vita quotidiana, ho preso al balzo questo argomento di cui appunto si parlava su Discord negli scorsi giorni, anche perché parlandone con persone molto più giovani, in cui però rivedo il me stesso di quando avevo la loro età, quindi le stesse paure, gli stessi dubbi. Anche se la vita dello Switch è ancora attiva, potrebbero uscire molti altri giochi, credo che al momento mi terrei la collection di The Silver Case, perché sono sicuro che un giorno della mia vita vorrò rifare l'esperienza di queste due storie assurde, e solamente su una console portatile avrei ancora il coraggio di rigiocarle tutte. Intanto oggi è il 26 di ottobre e fa ancora un caldo assurdo fuori, infatti anche il giardino è molto più verde del solito. Questo un po' preoccupa per appunto come il caldo quest'anno sia davvero anormale, un po' ovviamente torna utile perché nell'orto è ancora pieno di erbe commestibili. Poi anche il fatto che sia un piccolo mondo esplorabile, non troppo vasto, in modo che anche nella vita adulta si riesca comunque a apprezzare la sua ambientazione senza disperdersi troppo. Vabbè, comunque è una cosa di cui
poi appunto parlerò meglio nel video dedicato. Tra l'altro poco tempo fa è uscito anche un aggiornamento che ha inserito anche la pesca e raccolta di insetti, cose del genere, nel gioco, quindi è un buon motivo per riprenderlo in mano, giocarlo ancora un po', annotarmi le cose di cui vorrei parlare e farci il video. Una delle cose che mi fa più male di questo anno in cui ho poco tempo per sistemare anche l'orto e il giardino fuori è che io mi auguravo che con il caldo che ho fatto quest'anno non venisse a nevicare presto. Invece adesso appunto metà dicembre, ieri ho fatto una nevicata anche piccola, non c'era tanta neve, però non avevo ancora avuto tempo di togliere tutte le reti antigrandine da questa zona dell'orto e quindi si è distrutto tutto il sistema che avevo fatto con i pali in PVC per reggerla. Che siano cose appunto semplici tra virgolette, come la difficoltà nel concentrarsi su qualcosa o la paura di condividere, o anche cose più importanti come la scelta di cosa fare dopo la scuola superiore o la difficoltà nel trovare amicizie, condividere le proprie passioni, interessi con altre persone che magari sembrano lontane da questi interessi o sembra che non troviamo un modo per comunicare con loro. Un altro personaggio che ha influenzato molto il mio fascino per i RPG giapponesi un po' strambi è stato sicuramente Nobuyuki Inoue, che ha lavorato su cose tipo Live Alive, Legend of Mana e più recentemente cose tipo Heroland, e ha questo stile strambo e che si possono raccogliere per mangiare un po' di verdura senza aver comunque coltivato praticamente niente in questi mesi. E un po' va bene perché appunto, anche se non ho ancora finito di sistemare legna, stufa eccetera, non fa così freddo da dover accendere il riscaldamento a gas, quindi forse per ancora qualche settimana ci salviamo. Comunque una cosa bella del fare le passeggiate in giro in questo orario la mattina qua nei boschi dietro casa, che le uniche persone che ci sono in giro oltre a noi sono i vecchietti che abitano in zona e che hanno gli orti qua vicino al bosco, e una vecchietta simpatica ci ha regalato un sacchetto di kaki che aveva sull'albero che non riusciva a mangiare. Quindi poi per la serie sui giochi dimenticati alternativi Steam ci sarà molto probabilmente un episodio, una ricerca sui giochi con loop temporali e viaggi nel tempo, altro argomento di cui adoro le implicazioni sia dal punto di vista del gameplay che della storia. Come se fosse una specie di tentativo di dire queste cose, questi pensieri, questi consigli lasciati un po' aperti per non essere troppo fiscale, troppo dare delle soluzioni che in realtà non esistono, o almeno non esistono appunto soluzioni generiche. È un po' come se volessi tentare di mandare questi messaggi indietro nel tempo al me stesso che aveva quelle stesse paure che poi a un certo punto sono riuscito in gran parte a superare. E adesso niente, rimarrà così penso fino a dopo Natale, perché vorrei finire un po' di cose prima delle vacanze, sia lavori per i clienti che andare un po' avanti con la ricerca dei giochi del 2022 per Gekigemu,
e quindi tutta questa parte dell'orto rimane in sospeso e mi auguro che non venga a nevicare ancora in questi giorni. Intanto oggi è il 19 di dicembre, ultima settimana prima di Natale, in cui devo riuscire a finire vari lavori per i clienti prima delle vacanze, vediamo se ci riesco. Oggi è il 6 di dicembre e ovviamente anche questi ultimi mesi, settimane, non ho avuto proprio molto spazio per registrare i vari appunti di questo Gekigemunikki, visto che appunto ero concentrato nel... Un altro team giapponese che mi ha sempre affascinato e di cui i giochi ho amato lo stile e le storie è Matrix Software, che ha creato cose tipo Avalon Code per DS, ma anche Alundra sulla prima PS1 e tanti altri RPG un po', non dire neanche forse diversi dal solito, però avevano tutti questo strano fascino, questa ambientazione fantasy che mi ha sempre conquistato appena appunto visto i vari trailer. Hanno anche lavorato su un sacco di altri giochi meno interessanti, e però è già da un po' che non... se non ricordo, no, forse hanno lavorato a qualcosa per Nintendo ultimamente. Comunque insomma anche loro è uno di quei team che hanno influenzato il mio fascino per i giochi giapponesi, l'avventura, gli RPG giapponesi. Poi in qualche modo videogiochi e ansia hanno un certo collegamento, o almeno personalmente, sia perché appunto videogiochi in qualche modo sono un metodo per evitare l'ansia, per distrarsi, per tenersi occupati, per pensare ad altro, sia perché il passare del tempo con delle passioni personali che possono essere anche condivise con altre persone dagli stessi gusti, e quindi appunto in qualche modo distruggere questa difficoltà nel comunicare, nel mettersi in relazione con qualcun altro attraverso una passione che può essere appunto quella dei videogiochi. È come se allo stesso tempo fossero sia un metodo per distrarsi, non pensare, evitare l'ansia, sia un canale attraverso cui si può sorpassare, superare attraverso lo scambio e l'esposizione, questa scusa per parlare con qualcuno e quindi condividere le proprie passioni, ma anche poi le proprie paure. Intanto oggi è il 2 gennaio del 2023. Le ultime settimane ho lavorato su il video per i giochi dimenticati del 2002. Sono riuscito a finirlo giusto appunto il 31 di dicembre. Poi altro autore che ha influenzato il mio fascino per i giochi giapponesi è sicuramente Kazuma Kujo, praticamente l'autore di Disaster Report, Steamboat Chronicles e un sacco di altre cose, e anche di lui è già da un po' di tempo che vorrei fare un documentario, e il 2023 potrebbe essere l'anno giusto in cui riuscirò finalmente a mettermi a fare le ricerche e finire gli ultimi giochi suoi che mi interessa approfondire. Penso siano rimasti solo quelli su PSP, cioè Steamboat Chronicles e Disaster Report PSP, che devo ancora giocare. Naturalmente anche l'orto non ho ancora avuto tempo di andare a controllare quanti danni ha fatto, la distruzione dei vari sostegni della rete antigrandine e togliere finalmente la rete antigrandine, anche perché le scorse settimane ha fatto praticamente, pioveva sempre, era sempre brutto, e anche se avessi avuto tempo probabilmente non sarei sceso, avrei fatto altri lavori in casa. Anche
Anche perché poi appunto questi stessi discorsi che hanno portato a questa dispersione sull'ansia, dopotutto sono partiti proprio da discorsi fatti sul canale Discord di Gekigemu, in cui le persone vengono, si raggruppano dopotutto per un comune interesse, fascino verso i videogiochi, che poi appunto può spaziare a qualsiasi altro argomento della vita. Poi non so se quest'anno riuscirò a fare un'altra ricerca dei giochi incompresi, visto che appunto con l'attuale situazione in casa diventa un po' complicato riuscire a giocare tutte queste cose e fare le varie prove, anche perché appunto adesso quello che volevo fare era la ricerca, penso, sui giochi giapponesi PS2, e dovrei usare il computer fisso che a volte non si accende, quindi è sempre un po' rischioso, insomma, contare troppo sugli emulatori. Però se riesco, appunto, vorrei fare una bella analisi approfondita, vedere tutti i giochi PlayStation 2 che sono usciti, capire cosa mi sono perso, cosa non conosco ancora e quali sono effettivamente ingiocabili, finché qualcuno finalmente non farà una traduzione amatoriale. Quindi credo che in realtà questi giorni ultimi di vacanza, prima di rimettermi a seguire i progetti soliti, saranno comunque impiegati a stare con la famiglia e a fare un po' di sistemazione in giardino e in casa. Che poi è anche uno dei motivi per cui abbiamo solamente un canale unico, un argomento unico di discussione. Mentre in altri canali Discord, diciamo così, il canale è suddiviso per argomenti, credo che sia un po' un peccato dover mettere in categorie la discussione, come se dai videogiochi non si potesse passare a qualsiasi altra emozione, passione, praticità della vita. Però adesso, appena finirò di sistemare la muffa, che è la priorità, proverò a scendere per vedere cosa riesco a sistemare nell'orto. Poi credo che quest'anno, nel 2023, metterò ancora meno, cioè seminerò ancora meno cose e rimarrò con le erbe, piante, cespugli spontanei o